Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi ho deciso di parlarvi e di farvi un aggiornamento di tutti i miei quaderni, agende, quadernetti, raccoglitori che sto utilizzando in questo periodo e ovviamente per ognuno di essi vi spiegherò a che cosa mi serve e per quale motivo lo sto usando. Diciamo che io sono sempre stata una grande appassionata di cartoleria, quaderni, eccetera, quindi è passato un periodo in cui veramente ne compravo più di quanto in realtà riuscissi ad usarne. Nel tempo ho chiaramente cercato di darmi una regolata, quindi di comprare un po' meno e soprattutto cercare di utilizzare tutti i quaderni che ho. Ne uso veramente tanti, quindi non sono ancora perfetta perché ne ho anche alcuni da iniziare, vi farò vedere anche quelli che sono ancora nuovi, però insomma tendenzialmente sto cercando di trovare ad ognuno di essi una destinazione in modo da portarli a termine e non sprecare insomma carta e quaderni inutilmente e non farli rimanere chiusi in un cassetto per anni. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella se volete avere la notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video e di seguirmi su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! La prima cosa che vi faccio vedere è ovviamente l'agenda che uso nella mia quotidianità. Al momento è ricoperta da questa bellissima cover di pelle che mi ha regalato mia sorella per Natale. Se poi l'apriamo, al suo interno c'è la mia agenda, che è un'agenda giornaliera in formato A5. Ecco qua com'è fatta, giusto per farvi vedere due pagine vuote. È la Moleskine, quindi la classica agenda Moleskine, di colore blu scuro, ma io appunto l'ho ricoperta con questa cover meravigliosa che adoro. Inizialmente la utilizzavo anche come diario, quindi oltre a mettere i miei appuntamenti, a scrivere tutte le mie liste, i miei appunti eccetera, ogni pagina era dedicata anche a qualche riflessione, a quello che avevo fatto durante la giornata eccetera. Non sempre ho il tempo di dedicarmi a questa attività, quindi è un po' di tempo che in realtà ho lasciato perdere e la utilizzo soltanto per segnare i miei appuntamenti. Senza agenda non potrei vivere, ovviamente in questa quarantena non ho nessun appuntamento, però tendenzialmente ho un'agenda piuttosto piena, quindi la uso non soltanto per segnare i vari appuntamenti della settimana, ma anche tutto quello che mi viene in mente, non so, la lista della spesa o altre cose che ho bisogno di ricordare al momento, ho sempre l'agenda dietro con me e me le appunto lì. Vi chiederete come fai a portarti questa agenda così pesante dietro? Beh, vi dico che io giro sempre con due borse, la borsa quella classica con il mio portafoglio e così via, e anche una borsa di tela nella quale tengo questa dove metto la colazione che faccio in ufficio ogni mattina, quindi alla fine ho bisogno di cose aggiuntive che devo tenere in un'altra borsa e ci aggiungo anche l'agenda. Adesso proseguo in ordine completamente sparso in base a come trovo le agende che ho sistemato qui intorno a me. Ho infatti il The 5 Minute Journal, il diario di 5 minuti, quindi 5 minuti da dedicargli al mattino e 5 minuti la sera. È un'idea nata da Mimi e Alex Icon, che io seguo su YouTube, e praticamente si basa sull'idea di scrivere ogni mattina tre cose per cui sono grato, che cosa renderà bella questa giornata e delle affermazioni, della tua affermazione insomma su di noi, e la sera 5 minuti per compilare questa parte, tre cose belle che sono successe oggi e come avrei potuto rendere questa giornata ancora migliore. La faccio, lo compilo ogni giorno, quindi ogni mattina e ogni sera, però una volta che l'avrò concluso ho deciso di non ricomprarlo perché sto lavorando molto su di me, sul mio benessere anche insomma psicofisico direi, da tanti punti di vista, quindi con lo yoga, la meditazione, con un corso di mindfulness che sto facendo eccetera, quindi questo a questo punto è un po' superfluo, riesco a vedere il bello di ogni giornata anche senza doverlo comprare. Quindi direi che il suo scopo è stato raggiunto. Credo appunto che una volta terminato non lo ricomprerò. La copertina è di stoffa, è bellissima, io lo adoro. Comunque trovate su internet, su Amazon, tante versioni, altre versioni di questo tipo di diario. Quindi se siete interessati sicuramente trovate qualcosa che fa il caso vostro. Ho poi un quaderno meraviglioso che però al momento ancora non ho usato, ed è questo, con questo nastrino, che è un quaderno realizzato con carta di cotone, una cosa del genere, insomma è una carta molto particolare, sembra stoffa, realizzato a mano in India attraverso un commercio ecosolidale, quindi sono super felice di averlo, con l'albero della vita disegnato. La mia idea era quella di raccontare l'adozione all'interno di questo diario, ma ancora non l'ho fatto.
Perché? Perché io mi sono resa conto che ancora non riesco a raccontare l'adozione in maniera scritta, quindi da una parte vorrei scrivere qui dentro, vorrei iniziare una storia che racconti il mio percorso di adozione, ma fino adesso non sono stata in grado di cominciare. Forse perché ancora il percorso non è finito e sarò più invogliata quando sarà concluso, oppure perché abbiamo superato e stiamo affrontando diversi ostacoli e ricordarli mi fa soffrire, visto che ancora il percorso non è finito. Non lo so, fatto sta che questo è dedicato all'adozione, ma per il momento sta aspettando che arrivi il momento giusto, per l'appunto. Ho poi un bel raccoglitore, vecchissimo questo raccoglitore. Considerate che c'è scritto Martina Belli, terza media, soci, letteratura, quindi facevo la terza media quando l'ho comprato, lo adoro e quindi lo tengo ancora oggi. È pieno di ricordi, in realtà, tipo, vi faccio vedere qualcosa, ad esempio cose che scrivevo io quando ero una bambina, o non so, testi di canzoni di Avril Lavigne, disegni che avevano fatto per me dei miei amici, e adesso ci tengo anche le lezioni di catechismo, in modo da non doverle ripreparare ogni anno, ma averle già a disposizione per ogni classe di catechismo. Insomma, è un raccoglitore un po' generico, ma non me ne riesco a separare perché ci sono troppi ricordi. Ho questo quaderno che ho comprato a Londra un sacco di anni fa, che non avevo usato, non ho usato per tantissimi anni, e alla fine invece ho trovato il suo scopo. Club del libro. In questo quaderno io appunto tutte le mie opinioni riguardo ai vari libri che vengono letti al nostro club del libro. Al momento il club del libro è sospeso, quindi ovviamente riprenderemo dopo la quarantena, e comunque sono felice di avergli trovato uno scopo dopo tanto tempo, e lo uso da tanto, considerate che comunque ci scrivo una volta al mese, quindi mi durerà ancora un bel po', e questo appartiene ovviamente al mio periodo punk emo che ho avuto quando ero un adolescente, e vabbè, e questo è quello che mi è rimasto, ma sono felice comunque di usarlo. Il prossimo quaderno che vi mostro lo adoro, sto parlando di questo quaderno nero in copertina rigida con la scritta dorata che ho comprato alla mostra di Harry Potter a Milano, quella mostra itinerante che sicuramente ne avrete sentito parlare, non ricordo come si chiamasse in maniera specifica, però la conoscete sicuramente perché se non ha girato per tutto il mondo, almeno per tutta Europa, insomma è andata in giro e nei vari stati d'Europa, e appunto io ho avuto l'opportunità di visitarla a Milano. Quindi Don't Let the Muggles Get You Down, che Muggles, se non erro, lo cercai all'epoca, è babbani, è la parola per babbani, e niente, lo adoro, però ancora non avevo trovato per cosa usarlo. Oltretutto anche il bordo delle pagine è dorato. Adesso lo uso per il corso di mindfulness che sto seguendo online, che dura diverse settimane, qualche mese, e che appunto mi permette di prendere appunti durante le varie lezioni. Ho già cominciato e niente, sono felicissima di poter raccogliere qui questo corso che mi piace moltissimo, che è super interessante, perché poi questo quaderno comunque mi rimarrà, avrò modo di sfogliarlo via via quando ne avrò bisogno anche in futuro. Vi mostro anche questo quaderno, un quaderno semplicissimo A5, niente di eclatante in realtà, che mi ha regalato mia sorella quando è tornata dalla Spagna. Infatti c'è scritto "Voy a escribir un final maravilloso". Non so se l'ho letto bene, comunque, e quindi questo è il quaderno che uso per il mio libro, cioè il romanzo che sto scrivendo, il nuovo romanzo che sto scrivendo. Lo uso per prendere appunti su cose che voglio inserire nella storia, quando mi viene un'idea e non so dove appuntarla, prendo il quaderno e la scrivo qui. Tengo qui una linea del tempo che uso sempre per i miei romanzi, per tenere il conto più o meno di quando sono accaduti gli avvenimenti, per non sbagliarmi, no, insomma, con l'età dei personaggi e con i momenti storici dei quali sto raccontando. Tengo qui una descrizione di tutti i personaggi in modo da non dimenticarmi le caratteristiche di ognuno e non doverle andare a ricercare indietro tra i capitoli. Insomma, è un quaderno veramente che uso per qualunque cosa che riguardi il mio libro. Vi faccio vedere una foto velocissimamente, perché non voglio assolutamente svelare niente, per questo non faccio vedere l'interno dei miei quaderni di scrittura. E niente, questo lo tengo ovviamente alla mia
mia scrivania, così ce l'ho a portata di mano anche mentre ricorreggo il romanzo, faccio delle riletture e così via. È utilissimo perché non riesco a scrivere tutto al computer, a volte ho bisogno di appuntarvi le cose a mano. Ultimo quaderno che uso, poi vi faccio vedere quelli che sono nuovi e ancora devono essere utilizzati, è questo comprato in Irlanda. Quindi se avete fatto caso, praticamente tutti i quaderni hanno un ricordo legato ad essi, il posto dove li ho comprati, con chi, in che anno, insomma, sono quaderni ai quali tengo molto, non li compro, ecco, così, quando capita. Questo quaderno, per l'appunto, l'ho comprato in Irlanda ed è un semplice quaderno a righe. Io lo chiamo il quaderno del benessere, perché questo l'ho iniziato quando per un periodo sono andata a parlare con una psicologa, perché non me ne vergogno, ho affrontato un periodo difficile nella mia vita e ho avuto bisogno di parlarne con qualcuno, e lei mi dava da fare degli esercizi ogni giorno, e io questi esercizi, che spesso riguardavano appunto la scrittura, li facevo qui. Da quel momento ho iniziato ad appuntarmi qui le nozioni di yoga che mi piacciono di più e che mi rimangono più impresse, o i miei obiettivi quando inizio un nuovo anno o un nuovo periodo della mia vita. Ho scritto qui la mia vision board per il 2020, insomma lo definisco quaderno del benessere perché è qui che appunto tutto quello che mi fa star bene, che mi aiuta a stare meglio nei periodi un po' più difficili. Ed eccoci qua ai quaderni che invece ancora non ho iniziato. Il primo è questo piccolo quadernino, sempre Moleskine, con Woody. Era una collezione che appunto aveva come protagonista Toy Story, ed è a righe semplicemente. Ancora non l'ho usato e credo che lo porterò al lavoro, quando in ufficio, quando avrò terminato quello che sto usando adesso, perché ho bisogno molto spesso di appuntarmi delle cose e non voglio usare 2 milioni di post-it, e quindi per il momento in ufficio mi sto portando tutti i quadernetti come questo, e questo è appunto l'ultimo che avevo in giro per casa. Quando avrò finito quello che ho attualmente in ufficio, porterò questo e mi servirà per prendere i miei appunti. Infine, un altro bellissimo quaderno che aspetta di essere utilizzato è questo, un quaderno della Pigna, voi la conoscete, insomma, sono tutte, usano carta riciclata e quindi ha questo colore un po' più scuro, diciamo, del normale, ha le pagine che si possono strappare con i fori per il quaderno ad anelli, ma in realtà ancora non l'ho usato. Questo è proprio stato un quaderno che ho preso solo perché lo adoravo, cioè mi piaceva da morire vederlo, mi piaceva la copertina, mi piaceva la carta, però non avevo idea per che cosa utilizzarlo, e ancora è così. Non so se diventerà il mio nuovo quaderno di scrittura quando avrò finito quello che ho, comunque per il momento lo tengo sulla mia scrivania e aspetto il momento giusto. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto e fatemi sapere se anche voi siete appassionati di cartoleria, di quaderni, e se anche voi avete per ogni cosa della vostra vita un quaderno addetto a contenere tutte le informazioni che vi riguardano e che vi volete appuntare. Se tenete un diario, sono curiosa di sapere se ci sono altre persone come me che amano raccontare le proprie giornate, e niente, per il resto io vi ringrazio e ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!